Oggi, come promesso, vi faccio vedere la mia cappa eh, eh, alla quale non ho ancora dato un nome, lo vedrete poi <ride> nella presentazione. Quindi l'avrete già vista nella presentazione. Non ho ancora deciso come chiamarla. Comunque, me l'avete chiesta veramente in tantissime e quindi ho deciso di registrarvela allora io ehm, l'avevo fatta con un filato ice in ehm, se non sbaglio misto eh, alpaca eh, me l'hanno ordinata e quindi la sto facendo ovviamente sarà un po' difficile vederlo ma la sto facendo in nero con il bellissimo filato gonka allora il gonca è un 100% acrilico, 100 grammi sono 300 metri. Nell'info box poi vi lascerò la quantità che ho utilizzato perché sto iniziando insieme a voi e quindi ancora non sono sicura della quantità che andrò ad utilizzare. Userò un uncinetto numero 4, ovviamente ago da lana per cucire, forbici come al solito e eh, naturalmente vedete io eh, qui avevo smontato un bracciale e avevo utilizzato eh, delle applicazioni in legno eh, per abbellire ecco, il collo della, della mia cappa. Eh, voi potete usare tranquillamente dei bottoni, materiale di riciclo, eh, una spilla, quello che volete per abbellire ecco, la vostra eh, cappa. Eh, quindi io direi che possiamo partire con il tutorial. Per fare la vostra K dovrete partire con eh, 6 multipli più 1, quindi 97 catenelle più una per girare. Allora, ovviamente con il mio uncinetto e il mio filato. Se no, tenete conto che comunque il multiplo è 16 più 1, quindi. Quando eh, vi trovate mh, della larghezza desiderata, potete tranquillamente fermarvi. Io vi dico le maglie con le quali sono partita io. Fatti, eh, ovviamente adesso faccio un campioncino piccolo, così è più facile la spiegazione, fatte le vostre 97 catenelle, ne aggiungete una per girare. E quindi partiamo in questo modo. Allora, non ne aggiungiamo una, ma ne, sì, ne aggiungiamo una. Scusate, è perché faccio la partenza semplificata, quindi facciamo una maglia bassa e due catenelle. Quando io parto faccio sempre così perché è più comodo per non perdere i punti. Quindi ora nella stessa maglia di base vado a inserire altre due maglie alte per un totale di 3. In questo modo. Quindi vado a fare Vado a saltare due catenelle sottostanti, nella terza mi inserisco con una maglia bassa. Una catenella, salto la catenella sottostante nella successiva maglia bassa. Ora salto due catenelle sottostanti, nella terza mi inserisco facendo una maglia alta. E nella stessa vado a farne un totale di 5, quindi andiamo a fare 5 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi 4 e 5. Salto 2 catenelle sottostanti, contatele bene perché allargandosi molto quei 5 punti questa potreste perdere la prima catenella. Quindi guardate bene, questa è la prima, questa è la seconda, ci inseriamo in questa che è la terza con una maglia bassa. Facciamo una catenella, saltiamo una catenella sottostante e nella successiva maglia bassa. Di nuovo saltiamo 2 catenelle, carichiamo e facciamo un ventaglio da 5 maglie alte nella stessa catenella di base 2 3 4 5 Saltiamo 2 catenelle di base, mi raccomando, non state bene attenti perché stringe la prima e facciamo una maglia bassa catenella, saltiamo una catenella sottostante e nella successiva maglia bassa. Di nuovo carichiamo il filo, saltiamo 2 catenelle, una, due, e nella terza andiamo a fare una maglia alta. due maglie alte tre quattro e cinque saltiamo due catenelle contiamole bene quindi questa è la prima, la seconda, e questa è la terza, e andiamo a fare la maglia bassa. Una catenella, saltiamo una catenella sottostante nella seguente maglia bassa. Quindi, se abbiamo contato bene le catenelle. Ora ne saltiamo due, e nell'ultima andiamo a fare tre maglie alte una. Due, 3 maglie alte e quindi abbiamo, in... abbiamo finito la prima sequenza il secondo giro sarà in questo modo quindi 3 catenelle volto il mio lavoro e vado a lavorare quindi le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante vado a fare una maglia alta sulla terza maglia alta vado a fare una maglia alta sulla maglia bassa sottostante vado a fare una maglia alta voilà. e nello spazietto di una catenella che avevamo fatto tra le due maglie basse vado a fare una maglia alta per un totale di 5 maglie alte ora andrò a fare 3 catenelle 1 2 3 catenelle Carico il filo e vado a fare una maglia alta al centro del nostro ventaglio sottostante. Quindi salto la prima, la seconda sulla terza maglia. Scusate, mi scivola il filo. Vado a fare la mia maglia alta 3 catenelle. E ripartiamo questa volta non più con 5 ma con 9 perché ovviamente abbiamo iniziato con mezzo disegno all'inizio e come partiamo con nome? Carichiamo la prima maglia alta la facciamo tra, nello spazietto tra le due maglie basse, quindi sulla catenella tra le due maglie basse sottostanti. La seconda maglia la vado a fare sulla maglia bassa. Ora vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta del ventaglio sottostante quindi saranno 5 la maglia alta seguente sarà sulla maglia bassa e l'ultima nello spazietto quindi sulla catenella tra le due maglie alte basse scusate sottostante e il giro si ripete in questo modo quindi di nuovo 3 catenelle di nuovo maglia alta sulla centrale del ventaglio 3 catenelle di nuovo carichiamo al centro delle due maglie basse sottostanti andiamo a fare una maglia alta sulla maglia bassa sottostante facciamo una maglia alta e sulle tre maglie alte restanti andiamo a fare una maglia alta quindi 1 2 e 3 ed è finito anche questo secondo giro All'inizio tirerà un pochino, poi dopo si rilasserà il lavoro, vedete che inizia a prendere forma. Quindi partiamo col terzo giro. Nel terzo giro quindi partiamo facendo una catenella e voltando il lavoro. Nella prima maglia sottostante facciamo una maglia bassa, nella seconda facciamo una maglia bassa. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3 e 5 andiamo a fare una maglia bassa prima quindi entrando nell'archetto prima della maglia alta sottostante quindi facciamo una maglia bassa una catenella per saltare la maglia alta e una maglia bassa oltre la maglia alta nel successivo archetto di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 5 e andiamo a eh, lavorare sulle maglie centrali delle 9 lavorate sottostante, quindi ne saltiamo 3, nella quarta facciamo una maglia bassa, una catenella per saltare la quinta, e sulla sesta una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle. Quindi di nuovo maglia bassa nell'archetto che precede la maglia alta sottostante. Saltiamo la maglia alta con la catenella, e nel prossimo arco, maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, e andiamo a concludere con due maglie eh, due maglie basse, una sulla penultima maglia, e una nell'ultima maglia sottostante. E quindi vedete, abbiamo finito anche il nostro terzo giro. Il quarto giro inizia in questo modo quindi andiamo a fare 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro ed ora faremo una maglia alta nella seconda maglia alta e altre 3 maglie alte sulle prime 3 catenelle dell'archetto ehm, da 5 sottostante. Quindi, se non riuscite ad entrarci, agganciatevi attorno. Una, due e tre, sarebbe meglio um, entrare nella catenella. Se vi è difficile, potete fare anche in questo modo. Dopodiché facciamo 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta dove avevamo fatto la catenella tra le due maglie basse del giro sottostante in questo modo di nuovo 3 catenelle le saltiamo 2 catenelle nella terza quarta e quinta catenella andiamo a fare le maglie alte io non le farò nella catenella ma che precedono la maglia in questo modo di stringete bene. Dopodiché, faremo maglia alta sulla maglia bassa, maglia alta al centro dello spazietto tra le due maglie basse, maglia alta sulla maglia bassa, e di nuovo sulle 3 catenelle successive, andiamo a fare. 3 maglie alte quindi una, due e 3. In questo modo, ripeto, sarebbe meglio farle all'interno um, delle catenelle per non farle spostare, però, la lavorazione rimarrà comunque ferma. Di nuovo vado a fare 3 catenelle. E di nuovo una maglia alta al centro dello spazietto tra le due maglie basse sottostanti di nuovo 3 catenelle e lavoriamo sulle ultime 3 catenelle dell'arco con una maglia alta per ciascuno e ovviamente una maglia alta per ogni maglia sottostante quindi andiamo a lavorare nelle ultime due maglie alte e così abbiamo concluso anche il nostro quarto giro vedete che il fiore sta iniziando a comporsi vedete sta venendo veramente molto molto carino quindi partiamo con il nostro primo secondo terzo quarto quinto giro per questo giro andiamo a ripetere quello che era il nostro primo giro, quindi 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e nella stessa catenella sottostante, quindi la stessa maglia, scusate, sottostante, andiamo a creare altre due maglie alte per un totale di 3. Senza fare eh, catenella alcuna, saltiamo 2 maglie sottostanti, nella terza facciamo una maglia bassa una catenella e facciamo una maglia bassa agganciandoci all'arco sottostante vedete in questo modo teniamo anche ferme le maglie lavorate eh, non nelle catenelle ripeto sarebbe più consono lavorarle nelle catenelle ma rimane comunque più facile agganciarle direttamente all'arco quindi cosa facciamo ora Carichiamo e andiamo a fare il nostro ventaglio nella maglia alta singola sottostante, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ci agganciamo con la maglia bassa qui. Prima delle maglie alte nell'arco, una catenella, saltiamo una maglia sottostante, nella successiva andiamo a fare la maglia bassa. Il prossimo ventaglio sarà fatto al centro di queste maglie sottostanti, quindi ne saltiamo due, nella terza andiamo a fare il nostro ventaglio da 5-1. 2 3 4 e 5 saltiamo due maglie, quindi andiamo nella penultima. Facciamo una maglia bassa. L'ultima la saltiamo con una catenella e all'interno dell'arco posizioniamo la maglia bassa. Di nuovo carichiamo e sulla maglia alta singola andiamo a fare 5 maglie alte nuovamente ripetiamo il passaggio scusatemi si è fatto un nodino ecco qua Ripetiamo il passaggio, quindi ci agganciamo prima delle maglie con una maglia bassa, catenella, saltiamo la maglia sottostante, nella seguente facciamo la maglia bassa ed ora carichiamo e sull'ultima maglia alta andiamo a fare mezzo arco, quindi tre maglie alte, scusate mezzo arco, mezzo ventaglio, quindi tre maglie alte. E così noi abbiamo riprodotto quello che era il nostro scusate, balla la telecamera eh, quello che era il nostro primo giro. Quindi adesso dobbiamo andare semplicemente a ricreare il secondo. Lo facciamo insieme mh, ancora una volta e poi direi che potete proseguire da sole perché la lavorazione è composta da questi 1, 2, 3-4 giri quindi sono sempre i soliti 4 giri che si ricompongono per facilitarvi il lavoro. Vi consiglio, come all'inizio, di calcolare ogni catenella ed ogni maglia come una maglia, contatele tutte altrimenti potreste confondervi comunque adesso iniziamo insieme anche quest'altro giro così vi faccio vedere perché adesso alterna i fiori verranno alternati quindi andiamo avanti comunque insieme ancora un pezzettino dovendo alternare ovviamente adesso partiamo in modo diverso quindi facciamo 3 catenelle che è la prima maglia alta voltiamo il lavoro 3 catenelle 1 2 3 ed andiamo a lavorare le 9 maglie alte come fatto prima quindi la prima la infiliamo nello spazietto tra le due maglie basse sottostanti la seconda sulla maglia bassa sottostante poi su ogni maglia alta sottostante, quindi cinque maglie alte, ecco qua, scusate. Sulla maglia bassa. E di nuovo l'ultima nello spazietto tra le due maglie basse e abbiamo ricomposto il modulo da 9 maglie alte. Vedete dove prima c'era il fiore, adesso c'è il pieno, e invece qua si crea lo spazio per il nuovo fiore. Quindi proseguiamo facendo 3 catenelle e una. Maglia alta al centro del ventaglio sottostante, quindi sulla terza maglia alta sottostante. 3 catenelle, di nuovo nello spazietto tra le due maglie basse facciamo una maglia alta, sulla maglia bassa che precede il ventaglio facciamo una maglia alta, una maglia alta per ogni maglia alta sottostante del ventaglio, quindi 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Una maglia alta sulla maglia bassa che segue il ventaglio sottostante e ci fermiamo nello spazietto tra le due maglie basse, quindi 3 catenelle. E concludiamo sull'ultima maglia con una maglia alta ecco qua vedete adesso si sta alternando il nostro fiore si sta creando qui in mezzo quindi passiamo al giro successivo una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa ovviamente sulla maglia alta sottostante e una maglia bassa nell'arco delle 3 maglie basse in questo modo ora cosa dobbiamo andare a fare 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 di nuovo al centro di queste 9 maglie quindi eh, ne saltiamo 1 2 3 nella quarta facciamo la maglia bassa la quinta la saltiamo con la catenella e nella sesta una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, di nuovo maglia bassa in quest'arco, catenella per saltare la maglia alta, maglia bassa nell'arco successivo, di nuovo 5 catenelle. Quindi vedete cambia solo l'avvio. Ma il lavoro è sempre lo stesso, quindi eh, le sequenze sono sempre uguali. Cambia proprio solo l'avvio perché ovviamente abbiamo l'alternanza dei nostri fiorellini. Quindi, di nuovo, saltiamo le prime 1, 2, 3. Nella quarta andiamo a fare la maglia bassa, catenella per saltare la quinta. Nella sesta, maglia bassa 5 catenelle. E chiudiamo come abbiamo aperto quindi una maglia bassa nell'arco e una maglia bassa sulla maglia alta sottostante in questo modo e abbiamo concluso anche questo giro vedete iniziano ad alternare i fiori di nuovo 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e facciamo 3 catenelle che creeranno il nostro arco. Ora andiamo a lavorare in questo archetto e ricostruiamo le nuove maglie, quindi 3 maglie nell'archetto, una 2 3 tre. tre maglie su una sulla maglia bassa, una nella catenella e una sulla maglia bassa e di nuovo 3 maglie alte nell'archetto 1, 2 3, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle due maglie basse quindi dove c'è la catenella, di nuovo 3 catenelle e di nuovo ricomponiamo le 9 maglie quindi 3 prima. Una sulla maglia bassa, una sulla catenella, una sulla maglia bassa, e di nuovo tre nell'arco, una, due, tre, tenete ben strette, ma tanto si fisseranno nel giro successivo, 3 catenelle. E una maglia alta sull'ultima maglia bassa del giro precedente, ecco qua la nostra lavorazione. Vedete, adesso vi faccio vedere l'ultimo giro, che in realtà sarà il primo. Quindi riprenderemo. Questi sono uh, i giri da fare e da ripetere per tutta la nostra lavorazione. Eh, facciamo di nuovo il primo giro, ve lo faccio vedere ricostruito ecco sull'ultimo della sequenza, e poi potete tranquillamente proseguire eh, da sole perché vedrete che sarà tutto molto, molto semplice. L'unica cosa che vi suggerisco è è eh, appunto mantenere la, sempre la stessa tensione delle catenelle, altrimenti il lavoro tende a stringere e allargare. In tutti i lavori dove ci sono molte catenelle, io consiglio sempre veramente di eh, tenere la tensione costante sulle catenelle, perché sono quelle che eh, poi eh, danno forma al lavoro. Quindi partiamo con il primo giro, che sarà il nostro ultimo ovviamente partiamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e nella stessa maglia sottostante facciamo altre due maglie alte perché dobbiamo fare il mezzo ventaglio vedete in questo modo ora ci agganciamo con una maglia bassa prima quindi nell'arco prima delle maglie alte una catenella saltiamo la prima maglia bassa nella maglia alta scusate nella seconda facciamo una maglia bassa carichiamo saltiamo due maglie nella terza andiamo a posizionare il nostro ventaglio da 5 maglie alte 2 3 4 E 5 quindi saltiamo due maglie nella penultima facciamo la maglia bassa saltiamo l'ultima della delle nove sottostanti con una catenella e nell'arco ci agganciamo con la maglia bassa di nuovo carichiamo e sulla maglia alta singola andiamo a fare il nostro ventaglio da 5 1 2 3 4 e 5 di nuovo ci agganciamo prima del blocco da 9 sottostante con una maglia bassa catenella saltiamo la prima maglia nella seconda maglia bassa di nuovo saltiamo due maglie e sulla terza ventaglio 1, 2, 3, 4, Nuovamente nella penultima maglia bassa, catenella, saltiamo l'ultima nell'archetto, maglia bassa ed ora... Contiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 perché dobbiamo calcolare che questa è la nostra prima, eh, la nostra ultima maglia alta. Ci infiliamo nella catenella, le ho fatte un po' strette, faccio fatica però è entrata con la prima, ecco qua, e ne facciamo, facciamo 3 maglie alte. Quindi fatele belle morbide, se no non ci entrate come stava succedendo a me. In questo modo, come vedete, la nostra lavorazione è praticamente finita. Perché ora continueremo col secondo giro, poi col terzo, il quarto e poi si ricomincerà il quinto. E poi di nuovo la lavorazione, via via, andrà così. Quindi noi adesso qui eh, su queste inizieremo. Il blocco da 5 maglie per poi farne una singola e ricostruire le 9 insomma come abbiamo fatto in questo giro che è il secondo. Vedete, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 maglie, 3 catenelle. La maglia eh, singola al centro del ventaglio. 3 catenelle. Di nuovo le 9 maglie e quindi così via per tutta la lavorazione. ora con l'ausilio di un foglio di carta vi farò vedere come piegare la lavorazione per ottenere la K. Allora, la proporzione della vostra K dovrà essere anche in base alla vostra fisicità, quindi io non posso dirvi quanto farla lunga. Io Posso dirvi che ho avviato eh, delle catenelle che raggiungessero più o meno un 50 centimetri di al altezza, eh, quindi perché noi stiamo lavorando in questo senso, saliremo in verticale per poi girare il lavoro in orizzontale. Quindi le catenelle di partenza saranno questo lato. Io ripeto, ne ho fatte 67 più una per girare. E sono quelle su questo lato. I giri da fare saranno in base alla vostra taglia, quindi io adesso non ricordo esattamente, ma vi lascio le misure comunque della mia nell'info box. Quindi le misure in centimetri, non in giri, perché poi dipende sempre dal filato e uncinetto che state usando ma la cappa poi la dovrete cucire in questo modo quindi prenderete questo lato e lo girerete in questo modo e l'altro lato vedete lo andate a cucire così quindi il lato corto lo piegate e andate per la sua lunghezza spigolo spigolo ad attaccarlo sul lato lungo in questo modo ora io lo piego, scusate se balla la videocamera ma è appoggiata sul tavolo quindi ecco in questo modo, vedete questo sarà il foro per il collo e quando la girerete sarà così vedete in questo modo io l'ho cucita semplicemente ad ago e poi ho posizionato i bottoncini dove meglio credevo voi potete posizionarli oppure no. Vi consiglio di finire con il giro di catenelle oppure creare un giro a maglia bassa sull'ultimo giro con le 5 catenelle. Quindi di finire su questo giro. Eh, questo qua, questo che ha le 9 maglie e eh, il ventaglio. Perché è quello eh, aspettate un attimo? No, su quello precedente. Quindi andate a eh, finire sul primo, secondo, terzo giro. Questo qua con le 5 catenelle. Vi consiglio quello, ma potete assolutamente eh, scegliere su quale giro, nel senso che se volete che poi eh, chiuda. Parte dritta e ventaglietti potete tranquillamente farlo, io vi consiglio quello che ho fatto io e vi prendo l'originale per farvelo vedere. Vedete? Questa è la cucitura e ho cucito ad ago entrando nelle catenelle, quindi cucite ad ago e ho terminato proprio il lato, quello corto, quindi la nostra larghezza, l'ho terminata sul giro da... 5 catenelle, maglia bassa, catenella, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, catenella, maglia bassa, proprio per avere, eh, diciamo, il disegno mezzo fiore, ecco, metà fiore, e eh, poi si unisce al resto della maglia. Ripeto, poi unite, eh, mettete, aggiungete dei bottoni, più grossi sono e eh, più sono carini, e il progetto è questo, vedete poi come eh, chiude, rimane la... Ehm, la scollatura in questo modo. Se volete fare il collo alto, vi riattaccate semplicemente e salite. Quindi io l'ho progettata per avere il collo a V ed essere comoda e poi la potete indossare come volete. Adesso avrete visto dalla presentazione come poterla indossare. Me l'avete stracchiesto questo progetto e io sono stata veramente felice di registrarvelo. Spero vi sia piaciuto e spero di essere stata chiarissima perché questo punto è un punto un po' elaborato, ma spero di essere stata il più chiara possibile. Vi do appuntamento al prossimo um, tutorial. Vi invito ad andare nello shop Italia Artisan Yarns oppure Merceria Italia Artisan per scegliere il vostro filato. Attaccherò infine una bella targhetta, io in questo caso ho usato quella in ecopelle, vedete, con eh, personalizzata, quindi a targhetta fungolabel, vi lascio sempre i link nel box info. Ciao da Luci, al prossimo video tutorial. A presto!